11 ingegneri, architetti, professionisti di Augusta hanno presentato l'altro giorno un esposto alla Polizia di Stato per denunciare disfunzioni e altre cose più gravi, probabilmente, riguardo all'ufficio tecnico o all'ufficio urbanistica del Comune di Augusta, soprattutto perché lamentano di non poter lavorare. E ci sono invece tante pratiche, soprattutto di sanatoria, che possono essere smaltite e, direi anche importante per i cittadini, queste pratiche di sanatoria 12.000 potrebbero far incassare al Comune addirittura 24 milioni di lire, mi pare, che potrebbero quindi colmare il disavanzo, il debito che noi abbiamo. Almeno un terzo, ritengo, del debito stratosferico. Ecco, ne parliamo con l'ingegnere Francesco Laferra, che è uno dei protagonisti di questo esposto, dei filmatari. Sì. Allora, esattamente, quali sono le cose che non vanno? Il problema è che l'ufficio settore urbanistico, l'ufficio tecnico, si è trasferito dai vecchi locali del locale, per capirci, il locale Tambita, ai nuovi locali che sono l'ex segreteria della scuola delle saline. Sì, qui, sì, giusto. Abbiamo subito capito fin dal primo momento che i locali delle saline non erano locali idonei, perché locali troppo piccoli, vani piccoli, e il personale che doveva insediarsi in questi nuovi uffici sicuramente, insomma, avrebbe avuto grosse difficoltà anche proprio di gestione. Perché stiamo parlando di 130-140 metri quadrati, da quella parte del vecchio locale almeno ogni tecnico quasi aveva un vano, una stanza a disposizione, qui stiamo parlando di 4-5 dipendenti che lavorano in un ambiente strettissimo, ecco, ma il risultato con è i disagi, con i disagi che comporta la cosa, i disagi più grossi sono inefficienza, perché non si riesce a lavorare in queste condizioni. Uno, due, la riduzione drastica anche del personale, dico, a parte l'inefficienza per l'inidoneità dei locali, ma il problema più grosso qual è stato? Che gli studi delle pratiche sono rimasti solo due tecnici. Ecco, due tecnici, oltretutto è grave, due tecnici articolisti. Ah, cioè che non sono proprio con di ruolo. Con tutti i problemi annessi e connessi al problema degli articolisti, che sappiamo ultimamente cosa è successo. Sono state ridotte le ore da 31 a 25. Poi hanno un contratto anche così di precarietà. Questo, due articolisti a fronte di 12.000 pratiche. No, aspetta, questi si occupano essenzialmente dell'edilizia normale, comune, quella regolare ordinaria, ma che comprende concessioni edilizie nuove, comprende manutenzioni ordinarie, comprende ristrutturazioni, comprende cambi d'uso, comprende una miriade di pratiche. E poi interessano i cittadini. Soprattutto, ma non solo i cittadini, a parte il cittadino, interessa l'economia in generale della nostra città. Giusto, perché tutto lavora attorno all'edilizia. Noi sappiamo che viviamo di edilizia, quindi se una pratica non esce nei tempi giusti, tendono a spendere soldi, preferisce forse spenderli per altre cose. Le imprese stanno chiudendo, perché mi costa personalmente, che quotidianamente nel mio studio vengono imprese che cercano lavoro. Purtroppo non sono nelle condizioni di poterlo dare, perché quel poco lavoro che abbiamo è, come si dice, affossato nei meandri di questo ufficio. Bene, o male anzi, ma la responsabilità adesso in questo momento, quindi non c'è l'amministrazione comunale, c'è la commissione straordinaria. C'è la commissione straordinaria, oltretutto c'è un sovraordinato. Ma che dipende dalla commissione però, è sempre là. Sì, è un sovraordinato, dipende dalla commissione, ma che gestisce, in qualche modo gestisce, diciamo che controlla, sovraordina proprio come il termine, il facente funzione dirigente, che è l'architetto che ci guerra. Perché i commissari non si fidano a questo punto dei locali. A quanto pare siamo un paese di mafiosi, ma i mafiosi siamo tutti, chi lavora, chi non lavora, gli imprenditori, i muratori, io che ho sempre denunciato il malaffare, il malgoverno di questa città, mi trovo nelle condizioni di essere considerato quasi mafioso. E questa è una cosa veramente che mi infastidisce. Perché mi pare che poi questi signori, i commissari intendo, non ricevono tanto facilmente. Commissari io non ci ho veramente neanche tentato di essere ricevuto, perché non mi interessa farmi ricevere dai commissari, a me interessa andare all'ufficio tecnico e fare il mio lavoro. Giusto, quindi giusto. Mi interessa presentare le pratiche, giusto. Mi interessa che in tempi ragionevoli la pratica mi venga rilasciata. Benissimo, come diritto puoi decidere. Io ho una pratica personale, tanto per capire, ho una pratica personale dove
nelle casse del comune devono entrare circa 25.000 euro, si chiama un cosiddetto recupero di un sottotetto. Questo recupero del sottotetto comporta un 25% del valore dell'incremento immobiliare del recupero del testo del vano appartamento recuperato. Vabbè. Quindi significa che entrerebbero nelle casse del comune circa 24.000 euro. Solo personale di ricerca. Solo per questa pratica, oltre al fatto che io ho evidentemente una parcella in questa pratica, quindi c'è il danno al professionista, certo. Perché io evidentemente non posso chiedere soldi alla mia cliente se non gli risolvo il problema. Giusto. E un danno grosso, perché un mancato introito di 20-24.000 euro nelle casse del comune, voglio dire, è sicuramente quindi, ecco, un danno. Giusto al e comune. Se non è questo un danno erariale, qual è il danno? Ecco, ecco, là volevo arrivare perché il tempo stringe, quindi voi avete chiesto alla polizia che indaghi, per vedere se si configura un reato a questo punto nei confronti dell'aereo pubblico. Erariale vuol dire questo, pubblico. E ora c'è un'altra cosa molto importante, questa è, diciamo, l'ordinaria edilizia. Poi c'è l'edilizia che riguarda le pratiche sanatorie, come abbiamo detto che prima, partono dal 1985, addirittura. Quindi significa legge 47 dell'85, legge 724 del 94, legge 326 del 2003. Cioè 30 anni sono, 30 12.000 anni. Pratiche che potrebbero far entrare nelle casse del comune 1.500-2.000 euro ogni pratica, quindi è facile fare il conto. Certamente, più di 24.000. Stiamo parlando di quel famoso bel malloppone di denaro che risolverebbe parte dei problemi della nostra città. Ecco, allora a questo punto invece a questo non si mette mano. I signori commissari. Un'altra cosa molto importante ci tengo a precisare. Sì, certo, certo. Il rapporto che c'è tra l'ufficio e il libero professionista, no, e i libri professionisti, perché noi sono ordinato, noi non ci parliamo, io ripeto, non ci voglio neanche parlare, non mi interessa. Va bene. Il rapporto però che c'è con i professionisti e l'ufficio è un rapporto veramente squallido. Perché? Perché si ricevono solo e soltanto 4 ore la settimana. Quindi noi tecnici siamo ricevuti il martedì dalle 10 a mezzogiorno, il venerdì dalle 10 a mezzogiorno. Nessun ente della provincia o della regione, nessun comune della provincia o della regione riceve solo 4 ore. Non è ma non solo. Qual è la gravità della vicenda? Questi due articolisti purtroppo, che sono quelli che fanno il ricevimento, una volta sono chiamati dai commissari e giusto appunto sono chiamati il martedì e il venerdì quando devono ricevere. Una volta hanno problemi e quindi hanno sopralluoghi a Siracusa, un'altra volta ci sono problematiche di altre natura. Insomma, questi non solo le ore sono poche, ma quasi mai riusciamo a conferire con i tecnici. Siamo alla piena inefficienza. Totale inefficienza. Mentre dovrebbero essere anche aperti di pomeriggio gli uffici, benissimo, come previsto, benissimo, in tutta Italia ci sono uffici aperti di pomeriggio. E sono Augusta per eccezione, noi, perché siamo mafiosizzati, bravo, in qualche noi, modo. Noi lavoriamo, io personalmente lavoro con la sovrintendenza, con il giro civile di Siracusa, con il comune di Siracusa, e almeno ci sono dalle 14 alle 16 ore di ricevimento. Oltretutto ci sono giorni stabiliti solo per i tecnici. Ecco, cioè, invece basta andare a vedere cosa succede il martedì mattina in questi locali, in via delle Saline, in idonei, e vediamo assembramenti di tecnici miscelati con utenti, con gente che deve che cerca certificati, perché evidentemente in un ufficio giusto, urbanistica mi sembra la casistica e le pratiche sono una cosa allora, da moltitudine. Allora dobbiamo concludere, la responsabilità dunque è al vertice. Se ci fosse stata un'amministrazione ordinaria avremmo dovuto chiedere la testa del sindaco, si fa per dire, naturalmente, politicamente, cioè civilmente, democraticamente. Adesso vediamo cosa risponderanno i commissari. Mi pare che in qualche modo hanno risposto dicendo che il vostro è un pretesto, già hanno risposto su altri organi di Stato. Sì, ho letto che, cioè, però vorrei capire, noi abbiamo fatto un esposto, che cosa, come si può definire un esposto pretestuoso? Noi vogliamo che la polizia indaghi, perché io voglio capire se in queste 4 ore, le 4 ore sono per alcuni tecnici e poi magari ci sono dei ricevimenti magari riservati. Vabbè, questo è vostra soltanto un'ipotesi. Perché così non posso pensare che un ufficio tecnico lavora, riceve solo 4 ore. Questa è un'ipotesi che naturalmente si fa così. Certo. Va bene. Ma vogliamo che si indaghi. Che si indaghi la polizia. E soprattutto se ci sono soldi
che vengono meno al pubblico. E che l'ufficio funzioni, perché una città definita mafiosa, una città che è in ginocchio, dove non si muove più una foglia, io non so qual è il futuro e di cosa deve vivere.